La 21esima edizione di Miss Trans Italia è stata vinta da Alessia Bergamo, siciliana doc di 27 anni ma trasferitasi da tempo in Lombardia dove attualmente vive. La manifestazione è stata presentata dalla madrina Alba Parietti e si è tenuta sabato scorso a Torre del Lago, Lucca. Ed è stata interamente rivolta a onorare la memoria di Don Andrea Gallo, il parroco che è recentemente scomparso e che sempre si è schierato a favore della comunità GLBT e dei suoi diritti. Alessia è alta 1,85 m, mora, molto formosa e dietro il sorriso che regala costantemente cela in realtà un dolore molto forte che ha vissuto quando era più giovane. Infatti a 17 anni, quando ha confessato alla famiglia di non sentirsi a suo agio nel suo corpo e di voler cambiare la sua identità sessuale, la famiglia l'ha allontanata da casa. Questi però poi hanno pian piano accettato lei e la sua nuova identità e il suo cambio quindi radicale e quindi l'hanno riaccettata a casa e hanno fatto pace. Il Signore ci ha dato 3 figli maschi, le ha detto la madre quando appunto l'ha riaccolta, l'ha riabbracciata e hanno fatto pace. Poi ci ha restituito una figlia femmina. Esuberante e frizzante, Miss Trans Italia ha affermato che vorrebbe definitivamente affermarsi nel mondo dello spettacolo, dove ha già cominciato a muovere i primi passi partecipando ad alcune trasmissioni televisive.